Sono Carlo De Santis e faccio parte di Puglia Smart Lab, un living lab il cui obiettivo è quello di far incontrare pubbliche amministrazioni, imprese con la cittadinanza per co-creare insieme nuovi servizi innovativi derivanti dai reali bisogni e dalle reali esigenze provenienti dal territorio stesso. Il living lab nasce in ambito di un progetto di ricerca sul territorio leccese, Puglia Service, costituito da una duplice anima, quale un gruppo di formazione focalizzato sulla realizzazione di un'infrastruttura tecnologica pervasiva in grado di fornire nuovi strumenti per la social innovation, e un gruppo di formazione la cui finalità è quella di creare una nuova figura professionale, quella dell'ingegnere innovatore imprenditore specializzato nell'ingegneria dei servizi internet based per lo sviluppo di un territorio intelligente. Qui sono con due colleghe, la dottoressa Patrizia Lecci e l'ingegnere Tecla Romano, con le quali collaboriamo attivamente con il Comune di Lecce. Sì, io faccio una breve sintesi su quella che è la nostra metodologia in merito al coinvolgimento dei cittadini, quindi alla partecipazione dei cittadini all'interno del Living Lab, del nostro Living Lab. E noi abbiamo, diciamo, nei nostri 6 mesi, diciamo, della nostra esperienza, abbiamo organizzato una serie di eventi, quindi una serie di sessioni di Living Lab in cui l'anima fondamentale sono proprio i cittadini, quindi il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini su delle determinate tematiche. Il percorso di Lecce verso la Smart City si basa proprio sulla consultazione pubblica, quindi di cittadini, amministrazioni, ma anche operatori del settore, per co-creare dei servizi che poi andranno a realizzare il nostro percorso, quindi della città leccese, verso la Smart City. Quindi diciamo che il messaggio che vogliamo far passare come Puglia Smart Lab è proprio questo: la Smart City è fatta dai cittadini, quindi sono innanzitutto i cittadini che devono essere smart, per cui andiamo a chiedere a loro quali sono le loro esigenze, i loro bisogni, per poi creare insieme a loro i servizi del futuro. Sì, e volevo aggiungere che probabilmente il successo, diciamo, di un'iniziativa di Living Lab non può prescindere dalla partecipazione degli attori e degli enti locali, quindi noi sul territorio leccese sicuramente dobbiamo ringraziare, diciamo, una congiuntura astrale particolare, quindi da un lato la presenza di un'amministrazione proattiva e coraggiosa che vuole avviare un percorso di trasformazione della città verso una smart city, meglio ancora una smart community, e dall'altro ovviamente noi abbiamo anche la partecipazione, la candidatura di Lecce come capitale europea della cultura nel 2019.